Che va a servire sulla linea di fondo Peric, la rovesciata di Peric, ancora un errore per Umana Reyer, ma arriva il recupero da parte del croato che ridà a Jeff Viggiano, poi è Goss a ridare al italo-americano, la bomba! E finalmente si è sbloccata Umana Reyer. Importante questo canestro di Viggiano perché... Ross, c'è uno scontro lontano del pallone tra Ortner e Giugge, ma è Wright che va cost to cost, sbaglia grazie alla buona difesa di Viggiano che già dall'altra parte viene servito da Stone, va sulla linea di fondo campo e riesce! Nonostante il tentativo di fallo più che di stoppata da parte di Judge a mettere a segno altri due punti. Sul lato debole Miles, una finta, il tiro da tre punti che è un vero e proprio cross, poi il lancio di Stone per Viggiano, contropiede fatto alla perfezione dall'Umana Reyer. Viggiano è già a quota 7 punti sugli 11 dell'Umana Reyer. Bella formazione di Pesaro, 7-5, 6-2, continuiamo a far trascorrere il cronometro, ma cominciamo anche a risegnare no look da parte di Peric. Viggiano lo trasforma, non so se la regia è riuscita a cogliere gli occhi di voi e Peric. Ultimo best, l'Umana Reyer potrà andare in lunetta, la rimessa di Goss per Ruzier, inseguito da Crow che è decisamente più lungo, deve cercare di battere la difesa di Pesaro. L'Umana Reyer lo fa con l'assist di Viggiano e Peric che arriva alla doppia cifra.